Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei tanti misteri di epoca antica. Volevo parlare di Mago Merlino, questo mago molto conosciuto grazie a diversi poemi, grazie a diversi romanzi e diversi cartoni animati, soprattutto nel film Disney La spada nella roccia, o anche grazie a tanti telefilm dedicati a lui, ha un fascino abbastanza reale perché per molti Mago Merlino è un personaggio realmente esistito. Prima di tutto iniziamo a dire che cos'è un mago. Un mago è quella persona saggia che conosce tutti i segreti della natura e tutti i misteri dell'universo e li sa anche sfruttare a suo piacere. Secondo alcuni esperti, Mago Merlino era figlio di una principessa e di un demone. Per questo motivo lui stesso era un mutaforma, come lo descrive nel cartone animato della Disney La spada nella roccia. Come dicono i miti arturiani, Mago Merlino era un console di Re Artù, che gli insegnava tutte le arti magiche e tutto quello che c'era da sapere per governare in modo giusto, autorevole e corretto. Mago Merlino in realtà era un druido della religione celtica, per questo motivo conosceva tutte le tecniche delle erbe curative, dei veleni, ma anche parecchie magie, tra cui quella di viaggiare nel tempo. Fa vedere anche una scena nella spada nella roccia che viaggia Honolulu in abiti moderni, cioè contemporanei a noi, ma in realtà era qualcosa che si rifà a un mito medievale. Mago Merlino, mentre stava camminando per conto suo nel bosco di Broceliande, Broceliande è un luogo magico dell'Inghilterra dove Mago Merlino incontrò per la prima volta la fata Viviana, che subito dopo si innamorò e gli disse tutti i suoi segreti, tranne uno, un segreto di cui nessuno si dice, ma non si sa neanche quali erano tutti i segreti di Mago Merlino. Quindi figuriamoci se dobbiamo sapere quello che non ha detto alla fata Viviana, che era la fidanzata e la donna amata da Mago Merlino. Che questa fata viveva appunto nel lago, era la famosa fata del lago che gli diede poi questa spada invincibile, la famosa spada di Excalibur, che poi diede a Re Artù per divenire una persona molto forte, potente e valorosa qual era. Si dice che Mago Merlino insegnò le arti di potere, oltre che le arti magiche, non solo a Re Artù, ma pure a un certo Galgano o San Galgano, che si trova adesso nel centro Italia, delle testimonianze della sua vera esistenza di San Galgano, che si rifà molto al mito delle leggende arturiane, ma pure al mito anzi, esiste realmente San Michele Arcangelo, che dice che San Michele Arcangelo parlò con San Galgano di mettere una spada nella roccia e di pregare Gesù Cristo e anche San Michele Arcangelo. Infatti, una spada messa in verticale forma infatti una croce, la famosa croce cristiana, così come la spada di Excalibur o spada nella roccia è vista in maniera di croce, la stessa croce che ricorda la croce di Gesù Cristo. Si dice che poi
andò, sparì in un altro universo parallelo dopo che non ci fu nessun re valoroso come Re Artù da potergli insegnare le arti magiche e i segreti per governare una nazione in modo saggio e autorevole e non violento. Infatti, molti pensano che Mago Merlino sia una persona pacifica, una persona buona, ma altri dicono in realtà che era una persona meschina e anche una persona crudele. Se ne dicono tante di Mago Merlino, tra cui anche il fatto che era acerrimo nemico a Fata Morgana, che Morgana era la sorellastra di Re Artù, che odiava profondamente sia Re Artù che Mago Merlino, proprio Mago Merlino per il fatto che di potere spirituale e potere erano quasi identici, solo che Fata Morgana, la regina delle sirene, era piuttosto crudele e malvagia, mentre Mago Merlino era buono e saggio. Questo è quello che si dice su di loro. Noi sappiamo che la storia la scrive chi vince. E si pensa anche a un certo Sir Lancillotto, uno dei 12 cavalieri della Tavola Rotonda. A proposito, la Tavola Rotonda è stata ideata proprio dallo stesso Mago Merlino, di cui dovevano guardarsi tutti a quattro occhi e tutti devono essere alla pari l'uno con l'altro, nessuno era più superiore all'altro, nemmeno Re Artù, nemmeno Mago Merlino e tutti gli altri 12 cavalieri della Tavola Rotonda erano tutti di pari livello. Proprio per questo la tavola era rotonda, che non solo cenavano e pranzavano assieme, facevano colazione assieme, ma anche discutevano assieme. Ecco a cosa serviva la tavola rotonda: per le discussioni, per come governare le nazioni e per come gestire al meglio qualsiasi cosa. Questo è quello che si sa di Mago Merlino. Broceliand, da come sappiamo noi, significa ponte di mezzo tra cielo e terra. Adesso rimane soltanto una piccola parte di Broceliand, è chiamata anche in un altro modo. Pensiamo che Mago Merlino arrivò pure non solo in Gran Bretagna, ma anche in Bretagna, che è una regione della Francia, eppure là aveva fatto delle cose a favore di Re Artù, eppure là insegnava arti magiche, arti governative a Re Artù, tanto che il regno di Re Artù non era solo Camelot, ma era molto più vasto. E si pensa che la Fata Morgana era anche una prostituta, oltre che essere una donna malvagia e meschina, e seduceva parecchie persone, e se si azzardavano a tradirla, lei le uccideva con degli incantesimi o con delle cose atroci e brutali. E si pensa che anche Sir Lancillotto fu un amante di Fata Morgana, solo che Sir Lancillotto riuscì a sconfiggere Fata Morgana e riuscì a trovare la strada giusta del sentiero di Broceliand per fuggire alle belve feroci che Fata Morgana izzava contro di lui e di tutti gli altri suoi amanti. Solo che Sir Lancillotto era l'unico tra gli amanti di Fata Morgana che era riuscito illeso dai suoi sortilegi. Si pensa anche che la fata Viviana, che era la fidanzata e la donna amata da Mago Merlino, Viviana, non Morgana. Morgana era l'acerrima nemica di Mago Merlino. Viviana invece era la dama, la fata del lago che tanto amava Mago Merlino e Mago Merlino tanto amava la fata Viviana, ovvero la fata del lago. E si pensa che
La fata Viviana intrappolò Mago Merlino per amore in nove cerchi che erano leggeri come aria, ma duri come roccia. E lì rimase imprigionato per tutta la vita Mago Merlino, anche se molti pensano che Ambroceland sia la tomba di Mago Merlino, anche se molti pensano che quella non era la tomba di Mago Merlino, ma soltanto un dolmen demolito e un re, quello che rimane di un dolmen. Dato che Mago Merlino era un druido, ovvero un sacerdote celtico, aveva a che vedere sia con Stonehenge che con le menhir che stanno in Bretagna, questa regione della Francia, di cui lui osava pregare i suoi dei, ma anche che osava misurare il tempo, perché questi templi qua, tipo Stonehenge, tutti questi dolmen, tutte queste menhir, servivano ai Celti e ai Druidi per misurare il tempo come una sorta di gigantesco calendario di pietra e anche come una sorta di orologio gigantesco di pietra, di cui misuravano il tempo, le stagioni, gli anni, i mesi e tutto il resto. Di Mago Merlino c'è molto da dire, questo è soltanto quello che ho trovato su internet. Prendete quello che vi sto dicendo a pari di teorie, forse esistito realmente o forse no. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.